Io volevo chiederle all'epoca come entrò in contatto con il regista per la parte. Lei avevo appena debuttato, Sì. mi ha visto in teatro, mi ha chiesto di fare senza dirmi che cosa dovevo fare, Sì. naturalmente con lui non è che uno chiede. Certo. Mi sono trovato coinvolto in una scena che poi è Sì. durata 3 settimane, in cui io appaio Sì. poco perché ero su una scala, su un pianerottolo, Ho ben ecco. presente in effetti lei Ma dove si poi trova, sì. Esatto, allo spogliarello di un atenei, esatto. l'unica cosa che ricordo di quel periodo è la piacevolezza di stare lì 3 settimane a Cinecittà, a vedere costruire una scena inventata da Fellini e con tanti compagni Ecco. importanti, tipo Mastroianni, Sì. Nadia Grey, Garrone, Nino Castelnuovo, Laura Betti e tutto quanto. Un ricordo festoso di Festoso. una cosa che vedevo nascere in quel momento e di cui io non sapevo niente perché niente era scritto, Sì, e infatti. quindi l'unica cosa che mi rimane di quel divanto, di quell'esperienza è che sono entrato anche di straforo, anche con una piccola immagine Sì. in un film che Che rimane nella storia del cinema, ecco, ecco. l'atmosfera lei mi ha detto festosa, ma proprio quella scena che io so che si parlava della festa e non dell'orgia, perché era un vocabolo che non si poteva usare, e non era, come dire, è un po' tesa questa situazione, cioè, visto che appunto si girava una scena forse che era abbastanza, per quell'epoca era abbastanza particolare, insomma. Mai respirato a un episodio che era avvenuto Sì, poco tempo a prima di Jackie Rugantino. Nana, che era cos'era Rugantino, mi Sì, mi sembra, sembra di sì. un night che era stato chiuso perché c'era una festa privata in cui anche Nana si spogliava, per cui Sì. poi insomma, è stata un po' montata anche dall'ufficio stampa quella scena di Ovviamente, certo. Enrico Lucherini, che poi Lucheri, era Lucherini, ho letto quel libro in cui si parlava molto. delle. Degli Giorni, anni, ecco, per cui certo. si viveva nella cronaca reinventata artisticamente, insomma, in Ecco, qualche modo, ecco. quando uscì il film, lei lo vide a Novara o era altrove? A Roma. Ma si immaginava tutta quella polemica che sarebbe uscita? Beh, più o meno sì, insomma, ne parlava molto, insomma, era un film di cui si chiacchierava molto, insomma, prima che uscisse, insomma, aveva fatto il suo già. E quindi, beh, comunque ha giovato anche al film in un certo senso la cosa. Ecco, volevo chiederle, se oggi, così, lei so che, insomma, io l'ho seguita anche spesso a Novara nei suoi spettacoli teatrali, lei condivide la regia di Fellini, oggi la vedrebbe in un altro modo, se fosse lei il regista oggi della Dolce No, per carità, era un'opera di un artista unico Vita. Unico. e quindi tutto quello che faceva era talmente fuori dalla norma, talmente fuori da ogni canone preesistente che non poteva che essere sorprendente. Ancora oggi rivederlo in vita Infatti, sì, non è certo. sorprendente. Ecco, la ringrazio tantissimo. Io Prego. volevo solo dirle che avevo da piccolo una conoscenza diretta con la sua mamma, Ah. perché le mie zie frequentavano la parrocchia di San Martino e spesso, insomma, mi portavano a messa, io la conoscevo, insomma, e quindi c'è questa situazione. Comunque, le è stato veramente molto. Speriamo di vederla a Novara. Io alla prima occasione in cui lei torna sarò L'anno sicuramente. prossimo probabilmente, Ecco. quest'anno no, perché facevo lo stesso spettacolo che ho portato via l'anno scorso a Certamente. Bocconi, per cui Maestro, fino a grazie poco. infinite, eh? Prego, Buona grazie, giornata e buon lavoro, arrivederci, grazie. grazie. Grazie.